Ciao ragazzi, welcome, benvenuti da Andy Manny a Scuola di Attrezzi. Io sono Manny e oggi impareremo insieme come si usa il martello, The Hammer. Imparando il tempo vola, apprendiamo andando a scuola. Io tolgo i chiodi, ci divertiamo, quel che non va lo sistemiamo. Ora manchi solo tu. Dunque, chi di voi sa dirmi quale attrezzo si usa per unire un pezzo di legno ad un altro? Lo faccio io, sono un martello, sì. Risposta esatta, Pim. Un martello, a hammer, si usa per conficcare i chiodi nel legno. Il chiodo viene spinto dal martello nel legno fino a raggiungere l'altro pezzo da fissare. Così i due pezzi di legno sono inchiodati l'uno all'altro. Mostraci come si fa. Ok! Ops, mi dispiace, Manny, l'ultimo chiodo si è storto. Non ti preoccupare, Pim. Don't worry. Questa è l'occasione ideale per mostrare a tutti che cosa si deve fare in questi casi. Allora, chi di voi sa dirmi quale attrezzo si usa per estrarre un chiodo dal legno? Credo proprio che sia un lavoro per me. Non ci riesco. Ehi, forse posso aspirarlo io. Ah, scusate. Ho aspirato solo un po' di... segatura. Avete fatto degli ottimi tentativi, ma spesso l'attrezzo di cui ci si era serviti inizialmente è adatto anche per il lavoro inverso. Già, dovremmo usare l'attrezzo che ha piegato il chiodo. Dov'è l'attrezzo che... ma sono io! Esatto, Pim. A hammer. Un martello non è solo l'attrezzo che si usa per mettere i chiodi. Si usa anche per estrarli. Giusto! E per farlo uso quella che si chiama penna! Ben fatto, Pim! Adesso perché non fissi l'ultimo chiodo della scatola dei giochi? Sarà fatto, Manny! Vedete, ragazzi, per fissare un chiodo bisogna colpirlo proprio sulla sua testa! Questa parte piana qui, sulla sommità, si chiama testa del chiodo! Esatto! Ed è facile sbagliare e piegare accidentalmente il chiodo se la si manca! Bisogna stare molto attenti! A volte sto per colpire un chiodo ed inizio a pensare a qualcos'altro, come un gelato o un cucciolo. Io adoro i cuccioli. Pim? Sì, Manny? Pensi di poter finire il lavoro adesso? Ma certo che posso, sono un martello. Ehi, lavoro, tutto lavoro! Grazie a tutti! Ops! Forse non sono stato abbastanza attento. Tutti a scuola insieme!